Oggi rileggendo questo brano che avevo già letto qualche altra volta nei ragazzini di terza elementare, con qualche altro preparando il Natale, mi chiedevo, non tanto se riuscivo a dire una roba diversa dall'anno scorso, che tanto nessuno si ricordava, e neanch'io quello che ho detto, ma mi chiedevo appunto queste pagine così a noi notte, ecco, come rileggerle nella Chiesa che siano parola di Dio. Quello che ho pensato, quello che mi è venuto in mente, che non era una roba nuova esattamente, era che quando noi ascoltiamo questa pagina o queste pagine, specialmente quelle che conosciamo già, ecco, dobbiamo metterci molto nell'atteggiamento non tanto di ascoltare un racconto, che è un racconto, quanto di ascoltare una grande professione di fede, e cioè la fede di Luca, della sua comunità, ecco, che avevano delle convinzioni profonde, le hanno espresse con questa pagina, e questa pagina è carica di tutta la gente che l'ha ascoltata per secoli, di tutte le comunità cristiane che le hanno proclamate, per cui appunto è una pagina con una parola solenne che viene proclamata, e nel proclamarla noi proclamiamo la fede di sempre della Chiesa. Non proclamiamo semplicemente un racconto, anche se la forma è quella del racconto, non diamo semplicemente una notizia ormai, oppure diamo una notizia, ma è quello che la Chiesa ha creduto e crede, che un insieme di gente ha sentito come una pagina che parlava di noi, che parlava della nostra salvezza, che parlava di quello che ci accadeva, che ci è accaduto, che ci accade. E questa professione di fede è credere appunto che Dio si è fatto uomo, credere che Dio si è fatto uomo. E questa non è semplicemente una notizia, perché la storia della Chiesa è la storia di gente che per questa notizia ha dato la vita, che in questa notizia ha creduto così da vivere e morire per questa notizia. Quindi è una notizia creduta. Quindi per noi credere non è credere religioso, credere cristiano non è semplicemente un sapere qualche cosa, lo sapevamo già, avevamo bisogno di sentirlo dire ancora, ma è aderire con tutto noi stessi, credere, e vivere per qualcosa, la fede, tutti in qualche maniera viviamo per qualcosa. Il problema ogni volta che andiamo in chiesa è sapere se questo qualcosa o qualcuno, ecco, è Cristo Gesù, se la nostra è una fede cristiana e non semplicemente una qualche fede. E questa fede è appunto nel Dio che si è fatto uomo, siamo così abituati a dircelo che può passare via come l'acqua, insomma, scorrere via. E invece è stato questa fiducia, ecco, in un Dio che si è incarnato, noi dobbiamo sempre cercare di ritrovare il carattere sconvolgente. La Madonna, quando sente l'annuncio dell'angelo, sicuramente era una bravissima ragazza di Nazareth, senza grilli per la testa, ha detto: come è possibile questo? Forse noi non ce lo diciamo più, come è possibile questo? Però ogni volta dovremmo ricomandarci e dire con Maria, ecco, come è possibile questo? Perché certamente questo rappresenta qualcosa, non semplicemente che lascia tutto com'è. Quando sentiamo l'annuncio nella festa cristiana, per esempio in questo caso del Dio che si è fatto uomo, il nostro atteggiamento immediato dovrebbe essere: ma cosa vuol dire una roba del genere? Come è possibile? E non, ecco, lasciarlo passare così come se fosse oro. Lo stesso Israele, che in Maria, che rappresenta tutto l'Israele, attendeva un Messia, poi, ecco, pochi vi hanno creduto, la maggioranza non ha creduto, è Gesù, figlio di Dio. Attendevano, tutti avevamo un'attesa, ma l'attesa poi si divideva in tante attese diverse. E molti non hanno individuato in Gesù il complice della propria attesa, ma sono andati per altre strade. E questo annuncio che Dio, ecco, si è fatto uomo, nella misura in cui ci crediamo, in questa fede, un poco modifica la nostra vita. Io lo dico a voi, ma non è che abbiamo modificato sempre tanto, però penso che questa è la strada e quando uno predica deve dire le cose giuste. Nel senso che che anche per me, che lo dico agli altri, ecco, abbia così sconvolto sempre la vita, però quella lì è la strada che vuol dire
noi abbiamo creduto, noi abbiamo creduto, no? Perché la presenza di Dio come quella in Gesù non può lasciare le cose come sono, altrimenti che Dio è e che Dio si è incarnato. E questo poi, però, per nostra fortuna, forse anche per tanti di noi, ecco, ha avuto tante testimonianze di vita, per cui noi leggiamo queste pagine alla luce, dobbiamo leggerle, alla luce di tutti quelli che prima di noi e con noi anche oggi leggono queste pagine e che attraverso queste e altre pagine, ecco, hanno visto la loro vita prendere una strada diversa, quella appunto della fede cristiana. E per fortuna è così, perché così noi sappiamo che questa parola non è caduta in vano, ma questa parola ha già cominciato a creare, non a cambiare il mondo, però a cambiare tante vite di tante persone, e con questo creare qua e là semi di speranza, ecco, che c'è salvezza, che il nostro mondo non è abbandonato a se stesso, che la nostra vita non va a caso, ecco, che c'è una direzione impressa alla nostra esistenza, che poi si perde nei dettagli, nei fatti, nelle cose, per noi poi ci disperdiamo in quello, ma che ha un suo senso, che ha un suo andare verso qualcosa. E quello che imprime questa forza è questa presenza di Dio in Gesù. E alla fine, ecco, allora quello che a noi il Natale può avere tante altre parole anche migliori, noi lascia, ecco, questo senso deve essere ed è nel suo e può essere questo senso profondo di fiducia, questo senso di fiducia che in fondo è l'altra parola per dire la fede, che non può dire altro che di fiducia. Gesù, ecco, imprime questa fiducia in questa nostra vita, che diventa speranza, che muove, solo può muovere, ecco, questa nostra esistenza, e allora ci impegna ad avere fiducia, a costruire continuamente fiducia. La fiducia sta alla base della pace, per cui, ecco, il messaggio della prima lettura di Isaia è che la nascita finalmente di un re, del figlio del re, che garantiva la continuità della dinastia, quindi anche il continuare del suo potere, ma anche la pace, perché quando un re non aveva figli scoppiava subito la guerra tra i possibili discendenti. Allora la nascita del figlio maschio già era un segnale di pace, ma non è solo quello. Isaia immagina un re che non sarà un guerriero, che era proprio una novità, un re che garantirà la giustizia. Questa è la linea dei re, avrebbe dovuto essere la linea dei re di Israele, che rappresentavano Dio come strumento, erano lo strumento della giustizia, e purtroppo non erano quasi mai così, ma Isaia sogna che finalmente, ecco, l'oppressione che spesso il re esercitava, no? Le spalle, ecco, sulle spalle, il bastone, ecco, degli aguzzini, e che è bello quando dice che non sentiremo più, no, le calzature, ecco, dei militari cadenzati che camminano, no? E che i mantelli, non vedremo più i mantelli sporchi di sangue, immagini, adesso non vedremo i mantelli perché non c'è più bisogno dei mantelli, ma questo sogno di Isaia diventa, ecco, quello che avviene con Gesù, questo re di pace. Ma la pace appunto nasce là dove le persone instaurano sempre più rapporti di fiducia. Questo non può essere a livello di tutti, però noi cristiani siamo impegnati là dove siamo a costruire questi rapporti di fiducia. Questo poter avere fiducia e non muoverci con il sospetto nei confronti dell'altro si è dato dal pensare che ci è dato e ci può essere dato, e io penso soprattutto dato stabilmente, ecco, dal pensare che nella nostra vita è immesso quel movimento di fiducia che è la presenza di Dio con Gesù. E però questo movimento impegna poi noi, se lo accogliamo e se pensiamo che è vero, non può non impegnarci. Quello che noi possiamo credere è quello che poi noi sappiamo anche fare, magari non del tutto, tra quello che magari che crediamo, quello che facciamo nostro, quello che assumiamo come l'orientamento della nostra vita e quello che facciamo, sicuramente c'è sempre differenza, però, ecco, il segno del nostro credere è dato da quello che poi operiamo. Il nostro operare
può avere, può essere detto cristiano, può essere detto molto dell'essere continuamente gente che immette iniezioni di fiducia nel vivere proprio altrui, e attraverso questo costruire il più possibile luoghi dove i rapporti sono di questo genere, non sono di sospetto, di sfida o di prova sempre dell'altro per verificare se è vero o no, se è così o se non è così. Però questo significa anche mettersi alla mercé della libertà dell'altro, e questo ha fatto Dio con noi, questo ha fatto Dio con noi. Gesù è il bambino che si è messo nelle nostre mani, è il crocifisso che è nella rappresentazione della pietà sulle ginocchia di Maria. Questa è l'immagine che Dio ci ha consegnato in Gesù, Dio che si è affidato e non gli è andato del tutto bene, però qualche volta sì, qualcuno l'ha accolto, ha creduto. E noi crediamo che questa fiducia che Dio ha dato possa muovere. Ripeto, non cambiando tutto il mondo, non possiamo credere alla pace universale, probabilmente, forse è stata l'illusione di qualche momento, di qualche tempo, però a movimenti che qua e là creino luoghi di pace, come cioè la gente instaura rapporti che sono di fiducia reciproca, questo lo dobbiamo credere, questa dovrebbe essere la Chiesa, questo dovrebbe essere soprattutto le comunità piccole, che magari anche tutta la Chiesa sono già a leggi tante volte le grandi società, diciamo, leggi che sfuggono a noi, ma che noi possiamo invece governare là dove i gruppi cristiani ancora possono avere rapporti abbastanza quasi familiari. E noi dobbiamo essere questo come cristiani, credere in Gesù che nasce da Maria Vergine nel tempo, Dio che si fa uomo, e credere che questo movimento, che chiamiamo anche con la parola amore, che ha la forma appunto del dare fiducia e del creare luoghi di fiducia dove la gente appunto non si mette in rapporto sulla base di un contratto, di altro, appunto di una verifica se l'altro vale o non vale, ma dando fiducia, questo è creare con la pace. E oggi mi ha mandato una mail quel monaco siriano che era venuto in San Barnaba, e appunto era venuto a parlare là, da questo paese così provato. Qui continuamente vediamo immagini di morte, ci sono anche un bel gruppo ancora di cristiani, che sono cristiani, avevano lì uno dei primi insediamenti cristiani, diciamo Damasco, no? Per esempio, dove Paolo viene convertito, per la zona della Siria, Antiochia, che adesso in Turchia era di Siria, una delle grandi città all'inizio del cristianesimo, ci speriamo di vederci un giorno nel suo monastero, una Siria pacificata, ma anche tante altre parti del mondo. E comunque, anche dove non c'è la guerra, tante volte le relazioni scoppiano e diventano solo di sospetto, di sfida e di sfiducia, di reciproca. Noi dobbiamo cogliere delle cose anche in apparenza semplici come queste, che valgono per noi e valgono per l'insieme di persone con le quali ci incontriamo, valgono per una comunità cristiana. Allora noi forse in altri tempi chiedevamo cose ancora più grandi, forse oggi un po' più tempo in cui essere attenti anche alle cose piccole che qua e là riusciamo a realizzare, non le altre le affidiamo con le mani di Dio.